Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori, in particolare ai giovani. Siamo in dirittura d'arrivo della Santa Pasqua, quindi questo venerdì, fra l'altro, nello svolgimento delle nostre catechesi giovanili e nello svolgimento del nostro programma con il nostro libro L'uomo e il suo destino eterno, appunto dove si parla della vittoria di Gesù Cristo sulla morte. E quindi siamo nel clima, diciamo, del mistero pasquale. Il mistero pasquale, cioè i giorni che stiamo celebrando e che stiamo vivendo, sono giorni straordinari perché in questi giorni, giorni come questi, il genere umano è stato salvato. Cioè questo è il concetto, sono concetti grossi, no? Cioè il genere umano, cioè tutti gli uomini di tutti i tempi, tutti concepiti di tutti i tempi, quindi quelli da Adamo ed Eva fino alla fine del mondo, tutti gli esseri umani in questi giorni sono stati salvati, con una salvezza radicale, totale, perché la salvezza cristiana, quella che ci ha dato Gesù Cristo, è una salvezza che riguarda tutti gli uomini, anzi tutti gli esseri viventi. Anzi, tutto l'universo. È comunque una salvezza che riguarda tutti i concepiti e quindi è universale. Non è escluso nessuno. Nessuno che sia stato concepito è escluso dalla salvezza, neanche quelli di prima. E poi una salvezza che riguarda l'uomo, cioè l'uomo intero, non soltanto la sua anima, ma anche il suo corpo, cioè tutta la nostra realtà umana è stata salvata, come tutto l'universo è stato salvato, perché tutto l'universo è chiamato a partecipare alla gloria della resurrezione di Gesù Cristo. Quindi in nessuna religione c'è un concetto di salvezza così universale e così radicale, insomma, che riguarda tutti gli uomini, tutto l'uomo, anche col suo corpo, tutti gli esseri viventi, tutta la creazione. Ed è una salvezza, quella che ha scelto Gesù Cristo, una salvezza che ci guarisce, che ci salva da mali inguaribili, da mali distruttivi, da mali orribili, che colpiscono ogni essere umano che viene al mondo. Noi, dal punto di vista teologico, diciamo, Gesù Cristo ci ha salvati dal peccato e dalla morte. Però se noi guardiamo dentro la parola peccato, è una parola che è d'un abisso è una parola spaventosa. Perché nella parola peccato ci sono tutti i crimini, le cose brutte che gli uomini fanno, che gli uomini covano e che noi neanche conosciamo. La malizia, la cattiveria che c'è nel cuore di tutti gli uomini e che si esprime in questa grande macelleria che è la storia umana. La storia umana è una grande macelleria, è un oceano di misfatti la storia umana, questa è la verità. No, solo che noi ne conosciamo pochissimi, però se noi solamente a guardare in giro c'è da spaventarsi. Certamente c'è anche tanta santità, quasi se non ci fosse perché il mondo non andrebbe avanti. Allora, Dio ci ha salvati, Gesù Cristo ci ha salvati dal peccato, che è la morte spirituale. Da questa malattia, come abbiamo già detto, è inutile fare storie. Non ci salva né il G8 né il G20, nessuno ci salva dalla malattia del peccato, e neanche la scienza, né la sapienza, nulla, nulla e nessuno, non i quattrini, non la scienza, non l'intelligenza. Dal peccato non esistono le pillole. A voi tu programmi gli esseri umani buoni, appena sono usciti dal grembo materno, erano niente in testa di danno, capito? Non si programma niente perché l'uomo alla fine è libero, capito? Di scegliere il bene e il male. Ne sanno qualcosa i genitori che dopo aver fatto tanto per educare i figli, quelli fanno tutto il contrario. Allora, ti ha salvati dal male, ci salva nessuno, ci ha salvati Gesù Cristo. Dalla morte ci salva nessuno. Tutto al più si può campare qualche anno in più,
ma campare qualche anno in più non è che sia, cioè, se, cioè, o la vita è bella, ma quando è che la vita è bella? Come dice la regina della pace, la vita è bella quando uno, alla luce della fede, scopre la grandezza e la bellezza della vita. Ma scusate, se uno non ha Dio, dico, se uno non ha Dio, non ha le ragioni per vivere e per credere. Io vorrei sapere che differenza c'è fra una vita che dura 50 anni e una che dura 120 anni. Uno fino a 120 anni, vabbè, avrà pagato più tasse, ma non è che ci sia una gran differenza alla fin fine. Perciò Gesù Cristo ci ha salvati dal male, che poi il male è qualcosa di grosso, perché il male non è solo il peccato, ma tutte le conseguenze del peccato che sono in noi, quindi la solitudine, l'inquietudine, la durezza di cuore. Avete sentito nei messaggi della Regina della Pace che ha dato da gennaio fino ad oggi attraverso la veggente Miriana? Sono 5, 4 il 2 di ogni mese, più quello del 18 marzo. In tutti questi messaggi la Madonna fa riferimento al cuore, al nostro cuore, allo stato del nostro cuore, e dice che i nostri cuori sono duri, sono chiusi, sono inquieti, sono feriti, non rispondono, non danno risposta. Questo è il cuore dell'uomo, insomma, che è duro, c'è proprio, è qualcosa di chiuso a Dio, di chiuso a Dio. È incredibile. Ma quando la Madonna parla così, parla non soltanto, certamente guarda anche i nostri cuori, ma guarda l'umanità nel suo insieme, che dopo la redenzione è chiusa a Dio, è dura. Cioè la Madonna parla, ma la Madonna parla, guardate che e siamo molto che il Parlamento non gli dia la scomunica, perché ormai siamo a questo livello, no? E questa è la verità. Dunque, c'è un'umanità ribelle a Dio, cioè ribolle il rancore verso Dio. Gli uomini non vogliono la dipendenza, non vogliono l'adorazione. Gli uomini hanno scelto se stessi come Dio. La nostra generazione ha scelto se stessa come Dio. E avendo scelta se stessa come Dio, Satana vuol prendere il posto di Dio. Queste sono le parole della Regina della Pace di questi giorni, di queste settimane, di questi mesi. Dunque, però Gesù Cristo è venuto a salvarci dalla cattiveria, dal male che è in noi e dalla dittatura del principe di questo mondo, e ci ha salvati, ci ha liberati con la sua passione e la sua morte. Perché dunque con la sua passione e la sua morte Cristo ci ha liberati da un male incurabile che è il peccato. Il peccato è una cosa orribile. Cioè oggi non c'è la parola peccato, diciamo così, oggi la si usa per dire che peccato, capito? Capito? Per dire una sciocchezza, ma cos'è il peccato? Anche quando c'è ed è orribile, lo si scusa, lo si spiega scientificamente, non lo si attribuisce alla responsabilità personale, non si concepisce che un uomo sia malvagio e possa concepire cose malvagie, ma questa è la verità, questa è la realtà. Allora Gesù Cristo con la sua passione ci ha salvati dal peccato. Ci ha salvati dal peccato. Come ci ha salvati dal peccato? Ci ha salvati dal peccato con la sua obbedienza, col suo amore, con la sua dedizione, con la sua umiltà. Cioè, quello che dobbiamo guardare in questi giorni al cuore di Gesù, perché l'evento della salvezza, cioè non è che sia stato un blitz contro il demonio, un esorcismo, non so che cosa, un miracolo. La salvezza non è mica stato niente di tutto questo. La salvezza è stata la salvezza è venuta, da dove è venuta la salvezza? Dal cuore di Gesù Cristo, dal suo cuore che è umano, un cuore d'uomo unito alla divinità, per cui diciamo anche un cuore divino, ma il cuore d'uomo, nel suo cuore si è verificata la salvezza, perché nel suo cuore, aperto alla volontà del Padre, pieno di amore per il Padre, pieno di obbedienza ed umiltà, ha bruciato tutti i peccati del mondo, cioè ha bruciato il disamore, la superbia, la cattiveria, l'arroganza, tutto il disamore per Dio e il disprezzo per Dio e il disprezzo per il prossimo che c'è in ogni peccato. Quindi Gesù Cristo nel suo cuore ha distrutto il peccato del mondo, e il suo cuore è una fonte di grazia, cioè dal suo cuore sgorga l'amore, la grazia che sana i nostri cuori. È per quello che la Madonna si lamenta, perché, come lei dice, il Padre, attraverso la mia presenza,
attraverso le mie parole vi manifesta il suo amore e voi siete duri, chiusi, senza risposta. Allora, dal cuore di Cristo viene la salvezza, la grazia che sana i cuori e che trasforma le vite. Infatti, tante persone sono buone, per fortuna. Tante persone sono sante, sono pure, sono umili, sono servizievoli, sono caritatevoli. Quante persone lo sono? Per fortuna, se no il mondo sarebbe già finito. Perché sono così? Perché aprono il loro cuore alla grazia che viene dal cuore di Gesù e lo purificano cooperando con la loro buona volontà, cercando di essere buoni, cercando di contrastare il male che comunque ha sempre le radici in noi. Si chiama concupiscenza, cioè amor proprio, egoismo. Anche se si è tolto il peccato originale e anche gli altri peccati con la confessione, con l'origine si è tolto col battesimo, gli altri peccati, noi li togliamo con la confessione, però rimane noi la spinta al male, ma questa spinta al male è sanata dalla grazia, capito? Dalla grazia, per cui noi da cattivi diventiamo buoni, da menzogneri diventiamo sinceri. Anche la parola sincero quante volte è risonata nei messaggi della Regina della Pace di questi ultimi mesi. Perché? Perché noi ci rappresentiamo noi stessi come se fossimo buoni e non lo siamo. Inganniamo noi stessi. Per cui la Madonna ci dice, sentite il cuore, state ben attenti, sentite. Io ho provato, mi sono messo davanti a così, sentiamo cosa c'è nel mio cuore. E lei ha detto, cercate di capire cosa c'è veramente nel vostro cuore. Guardate, questa è una cosa che nessun psicologo riesce a dirti, eh? Tu senti quel che c'è nel tuo cuore, perché oggi si parla solo di mente, ma non di cuore. Allora, cosa c'è nel tuo cuore? Tu devi sentire nel tuo cuore, devi capire se nel tuo cuore c'è l'amore per Gesù, l'amore per la Madonna, l'amore per l'eternità, l'amore per la santità, l'amore per il tuo prossimo. Devi sentire se c'è questo. Ma se nel tuo cuore ci sono altre cose, e cioè gli idoli, allora tu ti illudi di essere un buon cristiano, ma non lo sei. Perché alla fin fine ha ragione Santa Caterina da Siena quando dice che Dio è appreziatore dei santi desideri. Alla fin fine noi dobbiamo guardare che desideri ci sono nel nostro cuore. Che cosa desideriamo nel nostro cuore? Se desideriamo Dio, la sua grazia, la sua luce, desideriamo di servirlo, desideriamo di amarlo, desideriamo di testimoniarlo, desideriamo di lavorare per lui, di faticare per lui, oppure cosa desideriamo? Cioè, qui desideri, cioè la fame di mondo che c'è in noi. È quello che la Madonna ci dice di verificare bene. Allora la grazia di Cristo ci sana i nostri cuori e mette nel nostro cuore l'amore di Dio. Perché guardate che il cuore di un uomo non è sanato dal peccato se lui non c'è l'amore di Dio. Ci deve essere l'amore di Dio, poi l'amore di Dio che sana il nostro cuore, noi dobbiamo darlo al nostro prossimo. Perché questa è l'impostazione. Cioè tu apri il tuo cuore a Dio, il quale pian piano ti guarisce il tuo cuore, e l'amore che Dio dà a te, tu lo dai al tuo prossimo, nella vita concreta, lo dai a tua moglie, ai tuoi figli, a tuo marito, ai tuoi parenti, ai tuoi amici, ai tuoi nemici, a quelli che hanno bisogno, nella fatica quotidiana. Ma allora la vita è sanata. Cioè la vita umana è sanata, perché c'è l'amore di Dio, e non c'è più l'egoismo, l'amore di se stessi, il veleno satanico con tutti i vizi capitali, perché poi l'egoismo e il veleno satanico è quella bestia delle sette bocche che c'è in noi, cioè la superba, l'avarizia, la lussuria, l'ira, la gola, l'invidia, l'accidia e tutte le proliferazioni che ci sono e che inquinano la società e che ne fanno un inferno. Per cui, come diceva Gesù, no, camminerete su serpenti e scorpioni, capito? Ecco, allora... Allora il mondo è in uno stato di infestazione. E si mettono le mani nei capelli per l'AIDS, ma non vedono l'infestazione dei cuori. Quella sì che è un'infestazione micidiale, mortale, distruttiva. Anzi, che porterà il mondo alla distruzione. Non c'è dubbio che ciò che porta il mondo alla distruzione è il veleno satanico che c'è nei cuori, cioè la superbia, l'avidità, la prepotenza. Questo porta il mondo all'autodistruzione.
E per come farà la Madonna a salvare questo mondo che va verso l'autodistruzione? Lo fa con i cuori che hanno invece l'amore, la pace, la misericordia. Cioè la vera battaglia si fa nei cuori. Lo scontro si fa coi cuori. Allora, perché la Madonna è qui? Perché ci siano più cuori possibili, pieni di amore, che facciano sì che questo mondo non sia un inferno, ma sia un mondo fatto da figli di Dio, sia il regno di Cristo, sia il regno di Cristo che è nel cuore degli uomini. Ecco perché la Madonna continua a toccare i cuori degli ultimi messaggi. Perché se nel nostro cuore c'è l'amore, la pace, la gioia, cioè se è sanato dalla grazia, se è salvato, sanato dalla grazia, guarito dalla grazia, allora tanti cuori pieni di luce, di amore, di pace, di gioia, rendono il mondo vivibile. Ma se prevalgono i cuori contro la superbia, l'avarizia, la lussuria, la cattiveria, eccetera, questi cuori sono sotto il potere del maligno. Trasformano il mondo in un inferno, anzi lo distruggono, perché quello che io faccio fatica a far capire, però mi consolo perché l'ha capito Giovanni Paolo II prima di me, dunque, è che questo mondo c'è una bomba spirituale, cioè nel mondo c'è una situazione spirituale, perché il materiale è prodotto dallo spirituale, questo che non si capisce, il materiale è prodotto dallo spirituale, cioè le guerre non sono un evento che c'è la guerra. Perché c'è la guerra? Perché c'è la guerra? Perché sparano i cannoni? Perché vediamo questi spettacoli? Perché la guerra è nel cuore. Se i cuori sono in guerra, scusate, prendiamo una famiglia, no? Se sono l'un contro l'altro armati, prima o poi si sparge il sangue. Non si scappa da lì. Così è. Allora, questo mondo è in una situazione di questo genere, cioè in una situazione di cuori chiusi a Dio, di cuori prepotenti, di cuori superbi. Questa è la situazione, questa situazione di catastrofe spirituale prepara la catastrofe materiale, prepara la fine del mondo. La Madonna è qui che lavora nei cuori, perché sono i cuori che arginano il male, che arginano il male. Vincere, come lei ha detto una volta, il male col bene, non c'è altro da fare. Capito? Quindi non è che bisogna fare chissà quali battaglie, bisogna convertirsi, bisogna essere luce, bisogna essere pace, bisogna essere gioia, questo bisogna essere, non c'è bisogno di essere diversamente, non è che c'è bisogno di fare chissà quali altre cose. Allora, Gesù Cristo ci ha salvati dal peccato, ma solo Lui poteva salvarci dal peccato, perché? Perché sulla sua santa umanità, il suo cuore, era un braciere ardente di carità, di umiltà, nel quale sono bruciati tutti i peccati del mondo. Cioè Gesù Cristo ha obbedito, amato, con la sua volontà umana, perché chi sia redenti è la persona divina del Verbo che ha operato attraverso la sua volontà umana. Noi andiamo all'inferno o andiamo in paradiso con la nostra volontà umana, sapete? Perché? Perché è una nostra decisione. Noi decidiamo di dire di no a Dio eternamente e andiamo all'inferno. Anzi, ci auto-escludiamo dal... l'inferno è una scelta. Lo dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1034, che l'inferno è un'auto-esclusione. Quindi noi con la nostra volontà decidiamo l'inferno per noi o il paradiso per noi. Gesù Cristo con la sua volontà ha deciso il paradiso per tutti. Ma leggevo ancora una lettera che mi mandava uno, e credo che alcuni sbagliano. Gesù Cristo ha deciso il paradiso per tutti, nel senso che dà a tutti la grazia per salvarsi. Ma non nel senso che si salvano tutti. Perché l'uomo, lui con la sua volontà, può dire sì o no. Cioè Gesù Cristo con la sua volontà umana ha detto sì al suo sacrificio per la salvezza del mondo, perché Gesù Cristo porta su di sé tutti i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio che porta i peccati del mondo, non i peccati di qualcheduno e basta. Lui porta i peccati del mondo, quindi è morto per tutti gli uomini di tutti i tempi, con la sua volontà umana ha deciso la salvezza di tutti. Noi con la nostra personale decisione decidiamo o la nostra salvezza o la nostra perdizione, decidiamo la nostra santità o decidiamo la nostra perversione, però la possibilità della salvezza ci inonda, ci illumina, ci assedia perfino,
Siamo in questi giorni, ci viene riversata la grazia della redenzione in modo speciale. Allora, Gesù Cristo ci ha salvati dal male radicale, che è il peccato, che è un male tremendo, per cui se gli uomini sono infelici è perché sono peccatori, perché i santi non sono mai infelici. Avranno tanti grattacapi, però sono sempre contenti. Perché? Perché quando uno è in pace con Dio, quando uno è in pace con Dio, è sempre contento anche se è bastonato. Questa è la verità, capito? Mentre se uno ha tutto, ma non è in pace con Dio, è sempre scontento. È per quello che la Madonna parla di cuori feriti e inquieti, perché non hanno la pace di Dio dentro di sé. Allora, Gesù Cristo ci ha salvati dal peccato, dall'infelicità, cioè dall'inquietudine, dalla vita oscura, dalla vita maledetta, perché la vita senza Dio è una vita maledetta veramente, sotto la maledizione. È come il mondo senza sole. Immaginate voi la terra senza sole, che bellezza. Che appena c'è qualche nuvola mandiamo quel paese, è chiamato la pressione del tempo, eccetera, eccetera. Dunque, adesso Gesù Cristo non solo ci ha salvati dal peccato con la sua passione e morte, e cioè con l'amore che ha espresso specialmente durante la passione, e specialmente in croce, con l'invocato il perdono su tutti noi. Guardate che entrare nel mistero della passione e della croce è una grazia speciale, è una grazia speciale. Però ci sono tante vie per entrare in questo mistero. Io ve ne segnalo una perché è quella che a me convince me stesso. Cioè, per esempio, io quando penso alla passione e penso a Gesù in croce, a me nasce nel cuore la gratitudine. Perché? Perché alla fin fine io sono stato salvato dalla sua sofferenza. Cioè lui ha sofferto per me al mio posto e a mio vantaggio, capito? Allora, io credo che il sentimento di gratitudine sia un sentimento molto importante, perché Gesù Cristo si è pure lamentato con i lebbrosi perché non hanno tornato a ringraziarlo. Veramente dobbiamo sentire questa gratitudine per Gesù che ha sofferto al nostro posto, che ci ha aperto le porte del paradiso, che ci ha fatto figli di Dio, che ci ha dato la vita eterna. Voi pensate che noi nasciamo in una condizione esistenziale disgraziata. Cioè, questa è la cosa che a me ha sempre colpito fin da bambino, e man mano che sono cresciuto e che ho capito cos'è la vita. Noi nasciamo in una condizione esistenziale disgraziata, e per uno che non ha la fede c'è poco da ridere, c'è poco da godersela la vita, un cavolo, cosa c'è da godere? Se non c'è Dio, cosa c'è da godere? Fatemelo vedere, ditemi cosa c'è da godere. No, qui là che mettiamo fuori i cartelloni dicendo forse Dio non esiste e godiamoci la vita. E io voglio, spiegatemi cosa vuol dire godere la vita. Cosa vuol dire godere la vita poi? Dopo che avete goduto la vita a modo vostro, capito? Facciamo l'analisi del sangue per vedere quante tossine ci sono dentro. Capito? Quante tossine di infelicità ci sono dentro, che non vedi in quelli che godono la vita. C'è lo sghignazzo, capito? Oppure c'è la reclame del dentifricio, ma non c'è mai il sorriso vero. Non sono mai contenti. Il mondo non è contento, è inquieto, è insoddisfatto. Non esiste il godersi la vita. Non esiste il godersi la vita, a meno che uno non crede in Dio. Che allora partecipa della gioia di Dio, ma se non esiste il godersi la vita. Io sono grato a Gesù Cristo perché mi ha salvato da una vita che non merita di essere vissuta senza Dio, perché è inquinata dal male ed è predestinata alla morte. Io se guardo indietro nella mia vita, se guardo indietro, vi devo dire che sono pieno di gratitudine per Dio, perché è una traversata la vita pericolosa in un mare pieno di pesce cani. C'è le insidie, le difficoltà, ma anche il male che ti assiede è tremendo. Io mi chiedo, se non ci fosse Dio che vede su di noi, Dio che ci dà la sua luce, la sua pace, la sua gioia, Dio che ci mostra la vita come cammino verso l'eternità, guardate che sarebbe veramente, non so come dire, una cosa veramente difficile da accettare, a mio parere. Difficile da accettare. Allora io sono grato a Gesù Cristo.
sono gravi. Date a parte cosa volete, che la vita sotto il dominio del principe di questo mondo, che volete che sia una bella vita. La vita è bella sotto il sole di Dio, ma non sotto il sole di Satana. Sotto il sole di Satana la vita è maledetta, non è bella. È bella sotto il sole di Dio la vita, sotto la luce di Dio. Difatti la Madonna ha detto, con la fede scoprirete la bellezza e la grandezza della vita, con la fede. Allora io ringrazio Gesù Cristo che mi ha salvato e che mi ha fatto scoprire la bellezza della vita, che mi ha aperto le prospettive della vita eterna, della divina figliolanza, della comunione eterna con la Santissima Trinità. Sono pieno di gratitudine per questo e vorrei sapere perché ce l'hanno con Dio, che ci ha dato la vita, la sua luce e il suo amore, e ce l'hanno con Lui, e per qual motivo ce l'hanno con Lui. Voi sapete spiegarmi perché bestemmiano la Madonna? No, dico, bestemmiano la Madonna e poi chi applaudono? Capito? Bestemmiano Gesù Cristo e poi chi applaudono? Cioè bestemmiano Dio, ce l'hanno col Papa, poi chi applaudono? Spiegatemi perché. Spiegatemi perché. Cioè hanno dentro la cattiveria, hanno dentro il veleno satanico. Allora ringrazio, sono grato a Cristo perché mi ha aperto queste prospettive di bellezza, di eternità, di immortalità e di gioia. E che per cui io posso dire al mattino, ti adoro mio Dio e ti ringrazio con tutto il cuore, grazie per la vita, ma grazie soprattutto per la redenzione. Grazie per la grazia che mi dai, per il perdono che mi dai, per la gioia che mi dai, per la forza che mi dai, capito? Grazie per questa avventura della vita, per cui lo sbocco finale della vita è qualcosa di che noi non possiamo neanche immaginare. Cioè lo sbocco finale della vita di chi ha la fede è qualcosa che noi non possiamo neanche immaginare, perché siamo partecipi di Dio, partecipi della divina natura. Siamo nel cuore della Santissima Trinità, siamo Dio con Dio, capito? Dio per partecipazione, Dio per elezione, elevazione in grazia. E questo è lo sbocco della vita, e questo ce l'ha tutto Gesù Cristo con la sua passione. Come non, ecco, io mi chiedo, come uno non può, di fronte a queste prospettive, uno dice... Ah, che sogni, illusioni, un cavolo, sogni e illusioni. Sono una risposta alla tua fame di immortalità, alla tua fame di eternità, alla tua fame di beatitudine eterna. Perché l'uomo è capace di Dio. Cioè l'uomo c'è poco da fare, tu lo puoi programmare, disfare. Uè, ci sono stati 70 anni di ateismo, hanno cercato di tirar fuori, di strappare Dio dal cuore di tutti i sudditi dei paesi del comunismo, e cosa hanno ottenuto? Hanno tutto, adesso si convertono tutti. Non lo tiri via Dio dal cuore dell'uomo. L'uomo è affamato di Dio. E questa fame di Dio che c'è nel nostro cuore ce l'ha soddisfatta Gesù Cristo, facendosi uomo, donandoci la divinità, donandoci la grazia. Ecco perché la salvezza di Gesù Cristo è l'unica da prendere in considerazione. Secondo voi, quale salvezza dovrei prendere in considerazione? Io mi ricordo quando ero un giovane prete, che venne un bramino che poi che lui faceva sempre il dialogo col cristianesimo, era stato ricevuto anche in udienza da Paolo VI, anzi con lui poi abbiamo fatto un libro insieme, il Vangelo e la Bhagavad Gita, perché siete lì parecchio tempo lì in una famiglia della mia parrocchia. Ma dico, poi parlando con lui, alla fin fine cosa proponeva? Sì, per carità, però alla fin fine gira e gira, io dovevo rigirarmi le dita con la meditazione, mi veniva mal di testa, dico. Ma non per dire, ma per carità io le apprezzo queste cose, queste tecniche, questi tentativi delle religioni, dove l'uomo cerca l'assoluto, li apprezzo, ma poi sono cose umane. Sono cose umane, capito? Gesù Cristo è il figlio di Dio che viene in questo mondo. C'è una distanza incolmabile, con tutto anche il rispetto che si deve avere per una religione come l'Islam, che è vissuta da tanti musulmani
con grande sottomissione a Dio, questo è fuori discussione, però cosa volete, paragoniamo Maometto con Gesù Cristo, capito? È un paragone che per noi cristiani, basta leggere le pagine di Pascal al riguardo, basterebbe questo paragone per dire qual è la vera religione, insomma. Ecco, allora, dico, Gesù Cristo ha fatto una salvezza straordinaria, veramente illuminato, ha illuminato le tenebre della vita umana. Ma ecco il punto su cui voglio fermare la meditazione questa sera. Gesù Cristo non solo ha vinto il peccato, ma ha vinto la morte. E su questo punto qui credo che dobbiamo veramente, veramente, come dire, fermarci. Cioè, Gesù Cristo ha vinto la morte, ha distrutto la morte. Come l'ha vinta? Come l'ha distrutta? Risorgendo. Risorgendo, ma non è risorto, è qui il punto della questione. Perché Gesù Cristo ha vinto la morte? Non perché è risorto. Perché anche Lazzaro è risorto. Anche la figlia di Naim è risorta. Risorta, sì, è risorta, è ritornata in vita. Capito? Anche... anche Pietro ha fatto risorgere delle persone, come raccontato negli Atti degli Apostoli, no? E anche quella bambina che Gesù ha richiamato in vita, con le famose parole Talita cum, no? Bambina, alzati, è tornata in vita. Se questa fosse la resurrezione, io dico, non so, invece che un funerale, due funerali. Invece che una morte, due morti. Dico, capisci, se questa fosse la vittoria sulla morte, ma non so come dire, cioè voglio dire, sarebbe una cosa estremamente, non so come, non sarebbe una cosa seria, non sarebbe una cosa seria, cioè non è che tu la morte la vinci prolungando la vita, capito? O che meglio di aggiungere qualche anno di più alla tua vita, così qualche anno in più in cui pensare alla tua morte. La vittoria di Cristo sulla morte è il fatto che lui è risorto da morte e vive immortale, vive immortale. Ma guardate, molti non hanno capito, anche dei teologi, no? Anche dei preti, che parlano con un certo disprezzo delle apparizioni mariane o dell'apparizione di Gesù Cristo, ma quelli non hanno capito proprio niente. Cioè, non capiscono il messaggio implicito che c'è, per esempio, in un'apparizione mariana. In un'apparizione mariana tu vedi la Madonna che ha un vero corpo, tanto è vero che la puoi toccare, e molte volte la Madonna si fa toccare, addirittura Santa Caterina Labouré, quando gli apparsa la Madonna, quella della medaglia miracolosa, si è appoggiata sulle sue ginocchia, lei, la Madonna, si è seduta sulla sedia del sacerdote lì vicino all'altare, e Santa Caterina si è inginocchiata, ha appoggiato le sue braccia sulle ginocchia della Madonna, e lì si confidava come una mamma. E la Madonna, quando andava, quando tornava, si sentiva la seta che frusciava, capito? E si capiva che era una donna, naturalmente. E allora, cosa lo dico? Perché la concretezza dell'apparizione mariana, cosa ti dicono? Che la Madonna ha un corpo glorioso, e dopo 2000 anni ha quel medesimo corpo glorioso, non più soggetto alla malattia, non più soggetto alla vecchiaia, non più soggetto alla morte. Un corpo che traspira bellezza, santità, grazia, bontà, un corpo tutto spirituale, ma pure tutto vero, come il corpo di Cristo risorto, un corpo tutto spirituale, che non ha limiti né di spazio, né di tempo, né di nulla, nessun limite materiale. Tant'è vero che Cristo entra nel cenacolo a porte chiuse, la Madonna appare oggi, quando appare i veggenti in tante parti del mondo, nel medesimo momento. Quello sarà il nostro corpo. Cioè avremo un corpo glorioso, che riavremo alla fine dei tempi. Questa è la vittoria vera sulla morte. Quando Cristo è risorto con un corpo divinizzato, un corpo glorioso, ma era il suo corpo, non un altro corpo. Ma guardate che Dio ci ha lasciato un segno in noi, sono le impronte digitali. Le impronte digitali sono diverse l'uno dall'altro, capito? Questo segno che Dio ci ha dato per dire che ognuno di noi è unico, e che anche il suo corpo è unico, e quindi non c'è reincarnazione, gli uomini lo usano per mettere in galera la gente, però, o per far pagare le tasse, no, gli impronte digitali. Ma Dio ci ha dato questo segno Dio, per quale motivo? Per dirci che il corpo
Il nostro corpo è il nostro, fa parte della nostra persona e ogni persona è unica, è irrepetibile, irrepetibile. Per cui anche quello che predicano le religioni orientali, come l'induismo, come il buddismo, è che il 30% degli europei credono è che la reincarnazione è un errore. Perché? Perché nella reincarnazione il corpo sarebbe come un vestito. Oggi ho il mio corpo, capito? Domani ho il corpo di Stalin, starei fresco, dico, ma... capito? O di Lutero, dico, ma... dico, è super dire, è una cosa che sta in cielo e in terra. Il corpo non è un vestito, ognuno c'è il suo corpo. Cristo è risorto col suo corpo glorioso, che insegni i segni della passione. I segni della, ma è glorioso. È vero, ma è glorioso. Ma la Madonna, Medjugorje, ha fatto anche toccare il suo corpo. L'ha fatto anche toccare, ma in molte apparizioni di Maria l'ha fatto toccare il suo corpo. Anche quando i vicini dicono, per esempio all'onomastico, compleanno l'ore della Madonna, si fanno gli auguri e si scambiano un bacio. Ma è un bacio, capito? Non come quando nell'Eleonore Virgilio abbraccia suo padre che poi abbraccia un'ombra, è un bacio vero, su un corpo vero, un corpo che non è come il nostro ma però è corpo, capito? Non è come il nostro ma è corpo, un corpo vero. Questa è la vittoria di Cristo sulla morte, cioè, e qui c'è la radicale, guardate, qui c'è veramente la radicale, come ho detto finalmente, dopo 20 anni che lo predico, finalmente anche l'ho visto un documento della Conferenza Episcopale Italiana, questa affermazione che ha fatto Bagnasco nell'ultima riunione dei vescovi italiani della CEI. Bagnasco ha usato una frase che mi ha molto colpito, evidentemente ascolta Radio Maria, e cioè, sì, perché erano le medesime mie parole, non può essere diversamente. L'avevo detto una settimana prima qui a Radio Maria, cioè io ho detto, vi ricordate, che il mondo si divide in due grandi schieramenti. Lo schieramento di quelli che dicono che con la morte finisce tutto, capito? Che l'uomo è un animale e con la morte finisce tutto. E l'altro schieramento è di chi invece crede che l'uomo è a immagine di Dio e che è predestinato all'immortalità. Giusto? Lui giustamente, Bagnasco, ha detto, questi sono i due grandi schieramenti che oggi dividono gli uomini. Capito? Quindi quelli che pensano che la vita, poi io chiedo la coerenza. Cioè io dico, se con la vita finisce tutto, mi spieghi perché stai al mondo? Per pagare le tasse? Per lavorare? Dimmi perché stai al mondo. Per mettere al mondo altri morituri? Dimmi perché stai al mondo. Cioè io vorrei sapere, mi spieghi un atto perché sta al mondo? Me lo spieghi? Io ti spiego perché sto al mondo. Sto al mondo perché Dio ha messo su questa terra che è la sua creazione, sono qui per amarlo e per servirlo e per goderlo per sempre in paradiso. Io ho una visione coerente della vita, una visione razionale della vita, perché la fede è un'adesione nella luce della grazia, ma che però ha delle forti motivazioni razionali. Cioè, io nella luce della fede do alla mia vita delle motivazioni molto forti. Cioè, se io sono qui stasera, scusate, a predicare in diretta, a sbraitare, a praticare, e me ne fregandomene esattamente degli strali che mi arrivano per un terzo dal mondo ateo e per i due terzi da quello ecclesiastico, capito? Perché io sono quell'imbecille che parla ancora del peccato, dell'inferno, della grazia, eccetera, capito? Eccetera, e dei comandamenti, quella è la cosa grave. Allora, se sono qui, per quale motivo sono qui? Sono qui perché credo che nel momento della mia morte verrò giudicato su come avrò impiegato il tempo della vita e su come avrò esercitato la mia responsabilità. Cioè Dio mi ha creato con una missione, con un compito, come ogni essere umano. Mi ha creato per conoscere la mano e servirlo nel mio prossimo. E verrò giudicato se avrò fatto questo o non l'avrò fatto. Ecco perché sono qui a lavorare. Ecco perché mi impegno e me ne infisco se mi impiccano. Ma uno che non crede in Dio cosa fa, secondo voi? Per quale motivo deve lottare, faticare, eccetera? Lo fa magari per istinto, perché Dio poi alla fin fine crea in noi, perché poi tutti hanno dentro il, come diceva Seneca, no? Diceva, aliquando esperimur,
Eterno sesse, diceva Seneca, questo filosofo pagano, di tanto in tanto tutti gli uomini sperimentano di essere immortali. Allora anche quelli che non credono in Dio molte volte fanno, si impegnano, amano, faticano, perché c'è una forza spirituale dentro, ma in realtà non ci sono le motivazioni razionali, scusate. Che motivazioni ci sono, secondo voi, se con la morte finisce tutto? Che motivazioni ci sono? Allora, che ci sia la rassegnazione nei confronti della morte, prima della risurrezione di Gesù Cristo lo posso capire. Perché prima della risurrezione di Gesù Cristo, figlioli cari, cosa facevano gli Etruschi? Cosa facevano gli Egiziani? Sì, creavano queste tombe, gli Etruschi addirittura arrivavano a mangiare, capito? Insomma, cercavano di salvare i cadaveri, le mummie, no? L'immortalità con gli unguenti. Le donne andavano a ungere il corpo di Cristo domani mattina, capito? Allora, io capisco che prima della risurrezione di Cristo gli uomini, i poveretti, cercassero l'immortalità come potevano. O con i ricordi, o con il culto degli antenati, o con i totem, con quel che volete voi. Anche oggi molti cercano l'immortalità, ma sono immortalità spurie, capito? Pensando di passare ai posteri, mi viene da ridere, che quando sei morto, dopo un po', oggi poi, cioè, non so se avete mai visto, per esempio, non so se andate a Roma, non mi ricordo più in quale, comunque lì, cioè, dunque, il dio Cronos, non so se avete mai visto il dio Cronos, no? Una delle divinità del mondo greco-romano era il tempo, Cronos era il tempo, una divinità, no? Come lo rappresentavano le sculture? Rappresentavano questo vecchio che ha la bocca aperta e nella bocca, sotto i denti, ci sono tanti piccoli uomini e li stritola, li mangia, capito? Quello è il tempo, il Cronos. Mangia gli uomini e li divora. Cioè, quando tu sei morto, campa cavallo che l'erba cresce, altro che immortalità. Pensa che ti ricordino gli altri, e poi cosa vuoi che ti ricordino, scusa, ma cosa credete voi? Il mondo perirà nel fuoco. Il mondo, come dice bene Dio, perirà nel fuoco. Perché per quanto, io dico, non so quanto durerà il mondo, ma se dovesse durare tanto, è certo che il sole esploderà e che la terra sarà un mozzo di sigaretta. Questa è scienza, Non è apocalisse, è scienza questa. Non c'è dubbio che fra 4 miliardi e mezzo il sole diventa una stella nuova, esplode. Esplode e la terra viene bruciata, se ci sarà ancora. Allora, in quale archivio sarai tu? Capito? Io dico questo perché io mi chiedo, i tentativi di noi per essere immortali sono ridicoli. Dico, allora adesso cosa c'è? Adesso c'è, si sta diffondendo nel mondo un atteggiamento molto pericoloso, che è quello che abbiamo visto nel caso di Eluana, no? E che comunque si diffonde, perché questi eventi sono sempre eventi spirituali, le cui cause vanno cercate nel cuore degli uomini, no? Io mi sono molte volte chiesto, cercavo di capire le motivazioni di questi che volevano la morte di questa giovane, dicendo che la sua vita non è degna di essere vissuta. Non voglio sto polemizzare con nessuno, però io mi dico, la sua vita non è degna di essere vissuta, per quale motivo? Per quale motivo la sua vita non è degna di essere vissuta? Perché non è cosciente. Io ti dico che se uno è cosciente e non crede in Dio, ha mille ragioni per pensare di noi, ha mille ragioni per giustificare la sua morte. Scusa, se io sono sano, sono cosciente e non credo in niente, capito? Credo, come dicono loro, che l'uomo è un animale. Credo che l'uomo è venuto fuori per caso alla roulette dell'evoluzione. Penso che da un momento all'altro vada a fare il PSA e ho il cancro alla prostata. Adesso non è che lo metto tutto su YouTube, subito di volata, che io ho augurato il cancro alla prostata. Dico di me stesso. Penso che uscendo fuori di casa mi vedo su una macchina, capito? E che rimango in coma tutta la vita.
Io che sono cosciente e penso tutto questo, sapete cosa faccio? Sapete cosa faccio? Mi do una legnata in testa, scusate. Dico questo perché cosa mi vengono a dire? Io dico l'unica vita su cui, a mio parere, c'è veramente da meditare, se sia degna di essere vissuta, è quella dove non c'è Dio. Dove non c'è Dio? Scusa, perché per me non mi basta mica avere una buona salute, neanche un buon posto di lavoro per campare. Io voglio sapere che. Vuole sapere per quale motivo devo vivere. Cioè, qui, guarda, qui la questione è molto semplice. Qual è la differenza fra l'uomo e l'animale, poi? Siccome sono sempre lì che ti dico che siamo uguali. C'è una differenza fondamentale, esistenziale, che non si scappa da lì. E cioè, che all'animale basta vivere. Tu al tuo gatto dai la scatoletta che lui non ti chiede nient'altro. Non ti chiede nient'altro. All'uomo non basta vivere. L'uomo ha bisogno di sapere perché vive. Perché vive? Ora voi datemi un perché. Perché devo vivere se con la morte finisce tutto? Ma guarda questi due bambini come stanno attenti, hanno 4 anni. Ditemi voi, è una cosa dell'altro mondo, Capito? Ecco, per dire. Allora, hanno 4 anni, stanno attenti, guardano e capiscono tutto, capiscono tutto. Allora, allora, per cui uno sta al mondo, dico, se uno, io dico, uno che ha coscienza di essere al mondo, ma non crede in Dio, a mio parere fa fatica a trovare giustificazioni per vivere. Fa fatica. Allora io capivo l'atteggiamento degli uomini prima di Gesù Cristo, ma dopo Gesù Cristo, come si fa di fronte all'evento della sua resurrezione a non rimanere attoniti? Perché la sua resurrezione non è un fatto che è accaduto 2000 anni fa, certo un evento che è accaduto 2000 anni fa, ma Cristo risorto è vivo oggi. Cristo risorto accompagna l'umanità nella sua storia. Cristo risorto, vi assicuro io, che ci sono almeno, dico, 100.000 persone che lo vedono ogni giorno, perché appare ai singoli, si manifesta ai singoli, mica le apparizioni sono soltanto quelle che vengono diffuse pubblicamente. Ma a quante persone singole appare Gesù Cristo? A quante persone singole appare la Madonna? E nessuno lo sa. Ma lasciamo perdere le apparizioni. Ma tutti noi che abbiamo la fede, forse non sentiamo la presenza di Cristo risorto nel nostro cuore, la sua gioia, la sua luce, la sua forza. Lo sentiamo, lo sperimentiamo. Non è mica una sparata quella. Dico, Cristo risorto, per chi ha la fede, è un'esperienza quotidiana. E per uno che ha la fede, quando fa la comunione, questa esperienza diventa un anticipo di paradiso. Un anticipo di paradiso, altro che storie. Quello sì, la comunione con Gesù risorto è un anticipo di paradiso, non la droga, o l'alcol, o il sesso. Quali sono i paradisi di Satana? Allora, dico questo perché la testimonianza di Cristo risorto è qualcosa di colossale. Cioè, c'è poco da fare. Voi, in tutta la storia dell'umanità, nei grandi dell'umanità, adesso andiamo sul piano pratico, voi girate, ci sono solo 2 sepolcri vuoti senza ossa. Uno è di Gesù Cristo e l'altro della Vergine Maria. Perché anche della Vergine Maria si dice che c'è un sepolcro, poi dicono che sono 2 o 3, non l'ho mai approfondito perché non mi ha interessato molto, però può anche essere che la Madonna sia misteriosamente morta, come dice qualche tradizione, come altri lo negano. Il Papa Pio XII non si è pronunciato, alcuni dicono che la morte della Madonna è un rapimento mistico, ma che veramente il suo corpo sia rimasto incorrotto per 2 o 3 giorni prima, perché per dar tempo agli apostoli di poterlo venerare, questo dice una tradizione, e poi portato in cielo, ma in questo modo la Madonna avrebbe partecipato alla sorte del corpo di Cristo che è rimasto incorrotto e che poi è risuscitato, quello di Cristo. Quando la Madonna ha partecipato della risurrezione di Gesù Cristo ed è stato assunto in cielo. Ma lasciamo perdere questo. Dunque il sepolcro vuoto è l'immagine, cioè il sepolcro vuoto è qualcosa di straordinario, è una realtà, cioè un sepolcro vuoto, non c'è il cadavere. È un sepolcro dove c'era un cadavere e non c'è. E guardate che questo è un fatto, se voi andate a vedere i Vangeli, e sono così precisi nei particolari che uno rimane,
rimane a bocca aperta, cioè le donne prendono Gesù che è stato deposto dalla croce, lo puliscono, capito? Il sepolcro, non è un il sepolcro, no no, è un sepolcro lì vicino, c'è pure il proprietario, Giuseppe d'Arimatea, hai capito? Un sepolcro aveva un proprietario, ed è scritto nei Vangeli il proprietario del sepolcro, è pure specificato che l'aveva preparato per lui, quindi era vuoto, vuotissimo, non c'erano altri cadaveri, perché era una caverna. Viene specificato che il corpo viene messo nel sepolcro e viene rotolato alla pietra da chi aveva la forza di farlo, e le donne guardavano, perché loro dovevano venire il mattino dopo, per completare, essendo già il venerdì sera e quindi l'ingresso del sabato, per completare, diciamo così, il trattamento del cadavere. Quando vedono, si avvicinano, vedono che la pietra che faceva da porta è spostata, si meravigliano che il sepolcro sia vuoto, perché per loro il sepolcro doveva avere i cadaveri. Sono andate armate con tutti gli arnesi per ungere il corpo di Gesù Cristo, ma non c'era la Madonna. Avete fatto caso? Guardate i Vangeli come sono precisi, incredibile. La Madonna era ai piedi della croce, la Madonna era presente nella deposizione, la Madonna era presente quando ha messo Gesù Cristo nel sepolcro. Secondo voi, com'è sta storia che quando gli Vangeli parlano delle pie donne che vanno al sepolcro la mattina dopo, manca la madre? Manca la madre. È tutto precisissimo. Perché manca la madre? Perché la madre aveva già visto Gesù Cristo risorto. Già lei credeva nella risurrezione, l'attendeva la risurrezione. Quindi vanno a vedere nel sepolcro e trovano che è vuoto, e trovano un annuncio, l'angelo che annuncia la risurrezione. Allora, questo, il sepolcro vuoto, per chi non ha la fede, rappresenta un enigma. Cioè, come spieghi tu, scusa, che il sepolcro sia vuoto? O è un film di Hitchcock? Per cui non c'è il cadavere. Ma secondo voi, dopo 2000 anni, non sarebbe saltato fuori il cadavere? Ma guardate, ragazzi, che di Gesù Cristo non ci sono reliquie. Non parlo, diciamo così, delle reliquie come i codi della passione, le spine, la croce. No, no, non ci sono le reliquie riguardanti il suo corpo. Non ci sono le reliquie. Guardate che la Chiesa ha le reliquie di tutti i santi, perfino quelle degli apostoli. Ha le reliquie degli apostoli, non c'è le reliquie di Gesù Cristo. Non c'ha le reliquie di Gesù Cristo. Neanche un dito, neanche un'unghia ha lasciato. Niente, era veramente vuoto. Anzi, ha lasciato col segno della sindone, ha lasciato impressa il segno della sua passione e anche della sua resurrezione, perché la gloria della resurrezione ha fatto sì che sul telo che avvolgeva Gesù Cristo fosse impressa la sindone. Ed è la sindone la rappresentazione di un uomo morto, morto, non vivo, morto, ed è risorto. Capito? Cioè, il sepolcro vuoto è un enigma. Poi come l'ha spiegato? L'ha spiegato come fanno invece con l'apparizione di Međugorje. Capito? Quando tu vai a un dibattito e vedi i non credenti che dicono, ma insomma, ragazzi, chi di voi crede, chi di voi non conosce i vegeti di Međugorje? Li conosciamo tutti, no? Chi di voi non ha partecipato all'apparizione di Marianne Due del Mese? Tantissimi, no? Eccetera. Io poi ho partecipato a tante di quelle apparizioni, poi una volta addirittura io ho avuto io sono stato presente da solo a un'apparizione che è durata 50 minuti. Era per mano che sono stato a Međugorje nel 1986 con Visca, che ha avuto un'apparizione di 50 minuti. E lì ho potuto effettivamente, cioè la Madonna mi ha dato questo segno, me lo sono preso, abbiate pazienza. Io non sapevo allora che avrei dovuto essere quel testimone che sono per tanti anni dell'apparizione di Međugorje. Ma io, poi c'ho l'occhio io, ragazzi. Sono che ha l'occhio. Capito? Visca è intelligente, ma a me non mi frega. 50 minuti, ma mi è passato un minuto. Lì c'era la Madonna, viva e vera. E Visca parlava e ascoltava, capito? Altro che storie.
Ed è un fenomeno che ti colpisce in un modo incredibile. Cioè, tu vedevi, poi quando visca a quei tempi, i primi tempi specialmente, ma credo che anche adesso, perché adesso io ultimamente non ho più partecipato a questa apparizione perché la Madonna, lei ha detto sì sola. E quindi è l'apparizione da sola, in casa sua, con suo marito, con i suoi figli, ma da sola. Sì, Bodhisattva, sì sola. Allora tu vedevi questa ragazza che poi quando parla forte, no? E schioccava la lingua, capito? E non usciva la voce. Per 50 minuti schiocca la lingua e non esce la voce. Eppure quando gli hanno fatto gli analisi, i medici, le corde vocali vibrano regolarmente. E a metà apparizione senti forte che risponde al gloria al Padre nostro. E poi di nuovo parla a alta voce e non senti la voce. Io dico, di fronte a questi segni, di fronte alla gente che vede, che crede, che si converte, i soliti in televisione, eccetera, eccetera, dicono, sono allucinazioni. Capito? Così, no, queste sono le risposte razionali. Sono risposte razionali del dottor Augias, eccetera. Però lui è abbastanza, in queste cose qui è abbastanza. Però dico, queste sono le loro risposte razionali. Sono allucinazioni, si inventano tutto, sono malati di mente. Dico, io perché non vado mai ai dibattiti? Sono la scarpa di Khrushchev. La tiro fuori, capito? Lo sapete chi era Khrushchev, no? Era un leader sovietico che in un dibattito all'ONU si arrabbiò, tira fuori la scarpa e la mise sul tavolo, no? Pronto a tirarla. Allora, dico questo, allora ha fatto uguale, i scribi farisei hanno detto, ma i suoi, mentre noi non c'eravamo, aveva messo le guardie davanti alla tomba, mentre noi non c'eravamo i suoi discepoli hanno rubato il corpo, e dove l'avrà messo? Non c'è ancora Dan Brown che l'ha trovato, capito? Non è ancora saltato fuori. Il prossimo romanzo vediamo, capito? Ecco, quindi il sepolcro vuoto è un enigma, ma soprattutto è un enigma che non è una spiegazione umana. Soprattutto per chi va ora a Gerusalemme e si inginocchia davanti al sepolcro vuoto. Guardate che è un simbolo, è una realtà, ma anche un simbolo potente, è la cosa che più mi ha commosso nella mia vita, è stare in ginocchio a pregare davanti al sepolcro. E la cosa che più mi ha commosso, e guardavo nel sepolcro, e dico, è vuoto, non moriamo come gli animali, non siamo delle bestie. Il nostro destino è l'immortalità, mi dicevo. Siamo stati creati per la vita eterna. Questo dice il sepolcro vuoto. E poi c'è la testimonianza degli apostoli. Gli apostoli, ma figuriamoci, prima di tutto già le donne non credevano, figurati te, Maria Maddalena vede il sepolcro vuoto così, già è risorto, ma neanche per sogno, vede Gesù Cristo sotto forma di ortolano e dice, per caso mica l'hai rubato tu il corpo? Neanche pensavano, neanche sapevano cosa volesse significare la resurrezione, assolutamente. Finché non vedono l'angelo che dice, chi cercate? Non cercate il vivente fra i morti. Ecco un'altra frase meravigliosa. Non cercate il vivente fra i morti. Questo lo dico per chi va al cimitero. Non cercate i viventi fra i morti. Andate al cimitero a pregare per i morti. Venerate i morti. Ma non cercate fra i morti quelli che sono in paradiso o sono in purgatorio nell'attesa della vita eterna. Perché il nostro destino è l'eternità, è l'immortalità dell'anima e del corpo. Gli apostoli, ma figuriamoci, se loro immaginavano la resurrezione, non credevano alle donne e non credevano neanche gli uni agli altri, perché quando tornavano i discepoli di Emmaus, ma nessuno credeva, finché non è apparso loro e Gesù Cristo li ha rimproverati. E per 40 giorni Gesù Cristo è rimasto con loro per dimostrare che era veramente risorto. Questo è un fatto, quindi vedete che la nostra fede nella resurrezione, perché nella resurrezione si ha la fede, però è motivata razionalmente, è motivata dal fatto che il sepolcro è vuoto, che era vuoto, che è tuttora vuoto, che mai è stato trovato il corpo di Cristo, che non c'è nessuna reliquia di Gesù Cristo, e neanche della Madonna, perché lei è la prima creatura che ha partecipato della resurrezione di Gesù Cristo.
Poi c'è la testimonianza degli apostoli, i quali, tra l'altro, hanno realizzato un cambiamento psicologico, esistenziale, rapido, straordinario e inspiegabile, perché da paurosi a sedere in cenacolo improvvisamente, nell'incontro con Gesù Cristo risorto, l'hanno testimoniato con coraggio. L'hanno bastonati, l'hanno imprigionati, l'hanno flagellati, non hanno mai ritirato la parola. E sono morti per testimoniare Gesù Cristo risorto. E vi dico che se il cristianesimo si è diffuso in tutto il mondo greco-romano e soprattutto se si è diffuso nei popoli slavi e germani, è perché ha annunciato la resurrezione di Gesù Cristo. Ma ci sono dei testi bellissimi al riguardo, delle conversioni di tribù intere di germani che dicevano: c'è una religione che finalmente ci annuncia l'immortalità. E vi dico che oggi dobbiamo tornare a fare questi medesimi discorsi dei primi tempi. Cioè, io accetto la sfida del mondo d'oggi che dice che l'uomo è un animale, che dice che l'uomo è materia, che dice che l'uomo si dissolve col suo corpo, che dice che la vita è venuta per caso. E gli dico: accecati! Voi distruggete l'uomo! Voi togliete le ragioni per vivere e per credere, voi togliete la prospettiva del futuro, voi portate la gente alla disperazione. Altro che condom! Ha detto che il Papa è nemico del genere umano perché ha detto che i preservativi non sono sufficienti a bloccare l'AIDS. Loro sono i nemici del genere umano, che dicono che l'uomo è un animale, che con la morte finisce tutto, che l'uomo è il padrone del mondo. Loro tolgono la speranza alla gente, la gioia di vivere, la prospettiva dell'immortalità. Per cui noi dobbiamo accettare questa sfida e diciamo che l'uomo è figlio di Dio, ha un'anima immortale, che la morte è l'ingresso nell'eternità. Questa è la nostra testimonianza e su questo punto non dobbiamo aver paura di nulla. Perché noi sì che diamo la speranza, noi sì che diamo la gioia, noi sì che diamo la luce. Se no, ragazzi miei, che cos'è la terra? Che cos'è la terra? Un cimitero immenso, senza speranza. Se Cristo non fosse risorto, cosa sarebbe la terra? Pensate soltanto agli uomini che hanno mangiato i pesci, non gli uomini che hanno mangiato i pesci che hanno mangiato gli uomini nel corso della storia. Cosa sarebbe la terra? Pensate, cosa sarebbe la terra se Cristo non fosse risorto? Ma queste cose sono vere, basta aprire gli occhi, ma non le vogliono guardare. Perché non le vogliono guardare? Perché sono affette dal morbo satanico. Qual è il morbo satanico? Quello dell'autoannientamento. Loro sono contenti, ecco, ritorno al discorso, ho cercato di capire quelli che volevano la morte dell'umano, ma in fondo ho capito la malattia che hanno. Loro, questa gente, odia la vita e predica la distruzione. Predica l'annientamento. E questo è pericoloso, perché l'annientamento dei singoli può diventare una tentazione per tutta l'umanità. Capito? A un momento l'umanità dice: siamo in una grande crisi economica, siamo qua, siamo là, siamo su, giù, facciamo un bel falò con una bella guerra atomica, chi si salva, si salva. Capito? Guardate che queste sono tentazioni che il diavolo sta preparando, che il diavolo sta facendo montare, ed è per quello che qui la regina della pace da così tanto tempo. C'è questa malattia mortale nel cuore degli uomini. Amano la morte, amano l'annientamento, amano la distruzione del loro essere. Perché? Perché non sanno cosa serve la vita. E perché non sanno cosa serve la vita? Perché non credono in Dio. Ora avete capito perché la fede in Cristo risorto è la speranza del futuro, è la speranza dell'umanità, è la gioia dell'umanità, è la ragione per cui viviamo, per cui fatichiamo, per cui speriamo, per cui mettiamo al mondo dei figli. Scusate, se io metto al mondo un figlio, che differenza c'è? Per me è una differenza fondamentale, scusate. Se io metto al mondo un figlio di Dio, prevestendo la vita eterna, faccio come i neocatecumenali, che ne mettono al mondo dai 10 in su. Se io metto al mondo un animale che morirà, me ne basta uno, difatti il 50% dei bambini italiani sono figli unici. Capito? Avete capito come oggi è discriminante la fede?
come oggi è la fede che dia, che decida qual è il futuro dell'umanità, ed è per quello che la Madonna è qui, per risvegliare la nostra fede. Adesso vorrei arrivare alla conclusione dicendo, dopo che abbiamo fatto questa riflessione, che è la mia fede, quella che vi ho detto, è il mio modo di sentire il cristianesimo, è il mio entusiasmo per Gesù Cristo risorto, che vi ho testimoniato. Però noi, attenzione, che fin da ora, come ci ha detto la Madonna nel suo ultimo messaggio, siamo chiamati a partecipare alla risurrezione di Gesù Cristo in questo mistero pasquale, siamo chiamati a vivere la sua vittoria sul peccato e la sua vittoria sulla morte. E in che modo? In questi giorni siamo chiamati a vincere la vittoria sul peccato e la vittoria sulla morte. In che modo? La vittoria sul peccato mediante la contrizione dei nostri peccati e mediante la confessione e mediante la soluzione che ci viene data gratis, perché Cristo ha sofferto per noi al nostro posto, a nostro favore. In questo modo noi partecipiamo alla vittoria sul peccato. Poi noi, in questi giorni, siamo chiamati a partecipare alla gloria della risurrezione, ricominciando una vita cristiana nuova. E diamo anche una gioia alla Madonna, la quale ci dice, ci ha detto da gennaio ad oggi, ci ha ripetuto 100.000 volte che i nostri cuori sono chiusi, che i nostri cuori sono duri e sono senza risposta. Allora, noi rispondiamo, diamo una risposta alla Madonna di amore e diciamo: grazie Signore perché è partito per me, al mio posto, per mio favore, mi hai amato, hai sofferto, mi hai salvato, mi hai abbracciato, mi hai ripulito, mi hai preso per mano, mi hai aperto le porte del paradiso. Apriamo il cuore alla gratitudine e decidiamo, l'unica cosa bella da decidere, cioè di vivere con Gesù Cristo. Poi la vita cristiana a fondo è questa: decidiamo di aprire il cuore a Gesù Cristo e di vivere con Gesù Cristo. Moriamo al peccato, risorgiamo con Gesù Cristo, ma è l'abbraccio con risorto che deve caratterizzare questi giorni. In questo modo, vivremo il mistero della Pasqua, e avremo come dimostrazione che siamo nel vero, perché poi c'è sempre la dimostrazione che siamo nel vero, no? Dunque voi provate a vivere la Pasqua come la vive il mondo, cioè vivete la Pasqua come la vive il mondo, cioè mangiata alle Hawaii, alle Bermude, poi qua, poi là, eccetera, eccetera. Alla fine uno arriva alla fine senza, col portafoglio vuoto, con i debiti e inquieto. Ecco, vivete la Pasqua come ci propone la Madonna, e cioè con la contrizione del cuore, con la confessione, con la comunione, con i propositi di vita nuova. Cosa avrete come prova che siete nel vero? Avrete come prova che siete nel vero la pace della Pasqua. La pace della Pasqua. La pace è la più grande cosa che si possa avere su questa terra. Quando la Madonna dice fede, conversione e preghiera, perché fede, conversione e preghiera? Per avere in dono la pace. Quando uno dentro nel cuore ha la pace di Dio, figliolo caro, capito? Altro che un pacco di 1.000.000, capito? Quando uno ha la pace di Dio, uno che ha la pace di Dio balla, uno che ha la pace di Dio canta, capito? Uno che ha la pace di Dio dice: com'è bella la vita. Questa è la Pasqua che vi auguro.